Allora, benvenuta anche a Maria Rosaria Omaggio. Con lei parleremo di uno spettacolo che andrà in scena al Teatro Vittoria di Roma dal 4 al 6 maggio ed è un omaggio ad una grandissima del giornalismo, Oriana Fallaci, le parole di Oriana in concerto con Cristiana Pecoraro al pianoforte, insomma. Grande concertista. Grande concertista e insomma. Le parole di Oriana, perché è l'unico modo di raccontarla, solo esclusivamente con le sue parole, solo lei può raccontare la sua storia, quindi è l'autoritratto di una donna scomoda. È stato abbastanza arduo e faticoso fare questo collage. Nelle infinite cose che ha scritto, andare a pescare, insomma, la conosco abbastanza bene, sì. La frequento tra l'altro bene. Diciamo che sabato ci sarà la riproposizione delle parole di Oriana Fallaci sul caso Pasolini, quindi è una... ci sarà, perché ho chiesto all'amico giornalista Claudio Lazzaro, che era con lei all'Europeo, di ricordare subito dopo lo spettacolo, perché mi sembrava doveroso, Mauro Volterra, che è stato trovato suicidato e fu colui che aiutò la Fallaci a fare la ricerca dei testimoni all'idroscalo, visto che lei era già molto, molto famosa, e quindi costruirono insieme questa intervista, perché lei 12 giorni dopo la morte di Pasolini scrisse in maniera molto dura che non poteva essere stato il solo Pelosi a ridurre Pierpaolo in quel momento. Diremo qualcosa più avanti. Io penso che Maria Rosaria Omaggio abbia invece una soluzione alla crisi da proporci. Io stavo riflettendo, invece, lavorando tanto in Europa e avendo vissuto recentemente in Spagna per una lunga fiction, che in realtà c'è anche un problema culturale europeo di fondo, perché altrimenti non si spiega questa crisi ovunque. Cioè, anche il governo Rajoy, e come si lamentano gli spagnoli, è una situazione abbastanza parallela, simile alla nostra. Stavamo dicendo della Germania, sì, più forte, ma insomma la crisi, quello che è accaduto oggi in Francia. È già finita la luna di miele, a quanto pare. Esatto. E tra Macron, che comunque è il governo più stabile d'Europa per via della legge elettorale. La mia riflessione è, diciamo, probabilmente così per un'abitudine un po' antropologica come studi, è quella di andare un po' più dietro, un po' più in fondo. Mi sembra da ricercare in un impoverimento totale proprio della cultura, della solidità delle radici europee. Si sono totalmente perse e credo che non ci può essere innovazione vera se non si hanno più radici e tradizione. Questo di base. Poi quella che può essere la soluzione... Chi lo sa, ma la Fallaci chissà come racconterebbe Oriana Fallaci questo periodo della storia italiana, no? Non gli ripiacerebbe affatto questo. La Fallaci diceva negli ultimi tempi, e io con questo suo monologo posso dire, inizio lo spettacolo, diceva che lei non vuole che le siano attribuite responsabilità, non vuole essere vista come una specie di santa o di guerriera, e soprattutto non voglio essere fraintesa, e nel non voler essere fraintesa parla della libertà, ripetendo che per lei la libertà è un dovere prima che un diritto, è un dovere, che il suo anarchismo è stato frainteso, visto che con anarchia intende qualcosa di sacro, di superiore, un utopistico stato in cui il cittadino si governa da sé, senza offendere gli altri, senza uccidere, senza rubare, ma soprattutto la mia indipendenza è stata fraintesa, visto che non si è capito come e perché io l'esercito in modo non fazioso, e cioè denunciando il luridume della destra e della sinistra, e qualche volta parla anche del centro al prosciutto. Perché per chiarire che tutto sommato, studiando bene la Oriana, leggendola soprattutto, dice che sono le sue creature i libri, dice quando morirò lasciando i miei libri mi sembrerà di morire un po' meno, e questo è verissimo, perché i grandi scrittori restano comunque vivi come la sua penna. Questo intanto è il cartellone dello spettacolo, la locandina, ecco, Fallaci con la mia meravigliosa
Cristiana Pecoraro, che esegue le musiche amate dalla Oriana, e infatti per esempio l'ultimo brano è Green Leaves, una musica che lei ha voluto fosse eseguita anche il giorno del suo funerale laico, e però anche composizioni di Cristiana Pecoraro. E poi, come accade quando ci sono i ricordi, noi vediamo nella mente dei ricordi, ma qui in questo caso li vedrà anche il pubblico, perché Carlo Fatigoli e Vincenzo Oliva hanno abilmente montato delle immagini e delle fotografie, alcune anche abbastanza rare, per vedere la storia, perché veramente la Fallaci è stata come un tarlo nella storia di tutti, la storia del Novecento, che forse non conosciamo abbastanza. Qualcuno dice che ti sei talmente immedesimata in questa grande personalità che ne hai acquisito la voce, la somiglianza fisica. La interpreta. Anche la somiglianza. Ho inciso, registrato, ed è stata un'emozione abbastanza forte, La rabbia e l'orgoglio, che uscirà in audiolibro. Ah, è vero, anche questo maggio, è interessante. Ed è stata un'esperienza molto forte. Andrzej Wajda, che ho avuto la fortuna di avere come regista nel film dove ho interpretato Oriana, diceva che sia io che Robert Dischiewicz, che interpretava Lech Wałęsa, Walesa per molti di noi, anch'io ho scoperto in Polonia che si diceva Wałęsa, diceva silenzio, abbiamo due medium, diceva che eravamo posseduti, ma probabilmente un lungo lavoro su un personaggio porta a questo. C'era Albertazzi che diceva sempre, più cerco di evitare Adriano, più me lo ritrovo. Anch'io tutte le volte che dico adesso, ho fatto il film, ho vinto Pasinetti a Venezia, finito. No, non c'è mai... Guarda in queste foto, veramente c'è una sorprendente... Quella è la spilla, davvero, quel cameo della Oriana, è stato un regalo di Edoardo Perazzi. Allora Orsina, volevo dirti, chiederti un po', io ti do del tu, un po' del lei, ma faccia lei, fate voi. Ci diamo del tu, ma insomma, è un professore, poi cerco sempre di... Mi dispiace, non voglio interrompere, ma i politici oggi sono cittadini anche? Perché una volta il politico era o il politologo, la figura di riferimento, insomma in qualche modo così come il papà, no? Come la figura, l'autorità, ecco. Oppure è qualcuno che è come te e quindi ti può rappresentare. Io penso che invece questo non ci sia più. Io penso che questo si sia rotto. Io penso che i politici non riescano più a essere leader, cioè a guidare, perché le persone non vogliono più essere guidate, ma poi quando non sono guidate si arrabbiano con chi non le guida. E questo secondo me è il meccanismo. Vedi un po' la storia del PD. È come la famiglia che si è, diciamo, non ha più questi valori definiti, per cui il padre, la madre, uno dei due comandava in casa e c'era un punto di riferimento, a quell'ora si mangiava, a quell'ora si tornava. Oggi... D'accordo, allora andate a vedere Maria Rosario Maggio alias Oriana Fallaci a teatro. Alias, la interpreto. La interpreta. Alias. E anzi, se volete saperne di più di Maria Rosario Maggio, andate anche a vedervi questo libro, Il linguaggio di cristalli, gemme e metalli. Appena uscito in libreria. Ecco, che è, diciamo, un'altra particolarità della tua... Una ricerca antropologica sugli antichi lapidari e sull'uso moderno. Beh, del resto noi siamo fatti di acqua, carbonio e altri minerali. Ma vista la crisi del teatro e vista la situazione, se non ci fosse questo problema della crisi, mi affretterei quest'estate a rimettere in scena Le donne al Parlamento. E chissà che quella non potrebbe essere un'idea per uscire dalla crisi. Beh, diciamo, delle donne sono poche in realtà, però non se ne è avvertita la... Ma Plauto parlava delle mogli dei politici che, stanche della situazione, prendono in mano il potere. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci vediamo alla mezzanotte prossima, arrivederci.